Trump, con Vance, priorità alla Cina. Lavrov umilia l'Europa. Kiev nel vortice del debito. Il capitolo Israele genera profitti. La sinistra francese fa i conti con la realtà. Il viaggio interstellare continua. Trump, con Vance, priorità alla Cina. Donald Trump ha scelto il 39enne senatore dell'Ohio J.D. Vance come vicepresidente. Una scelta che il tycoon, intervenuto su Truth Social durante la convention repubblicana in corso a Milwaukee, ha detto di aver preso dopo una lunga riflessione. Salito alla ribalta nazionale con la pubblicazione nel 2016 del suo libro di memoria Hillbilly Elegy, Vance fu eletto al Senato nel 2022, diventando, dopo un passato di critiche a Trump, uno dei più strenui sostenitori del programma Make America Great Again. Per quanto riguarda il consenso interno, Vance rappresenta la carta giusta per attirare i giovani e le classi meno abbienti. Non a caso Trump ha ammesso che il candidato vicepresidente si concentrerà sulle persone per le quali ha combattuto in modo così brillante, i lavoratori e gli agricoltori americani. In precedenza Vance era stato molto chiaro sulla crisi ucraina. Chiunque abbia un cervello in testa sa che la questione finirà con i negoziati. L'Ucraina è funzionalmente distrutta come paese, aveva detto etichettando la politica statunitense nei confronti di Kiev come insostenibile. L'età media di un soldato nel loro esercito è di 43 anni. Nessuno è in grado di spiegare cosa si otterrà con 61 miliardi di dollari, quindi dobbiamo spingere per una fine negoziata della guerra, aveva affermato il vice di Trump. Ma in un'intervista a Fox News, Vance fa ben intendere le intenzioni di Washington. Scaricare sull'Europa la guerra in Ucraina e confrontarsi con la Cina. Dopo la sua nomina, Vance ha promesso che se Donald Trump vincerà le elezioni presidenziali, negozierà con la Russia per evitare una guerra nucleare. Dichiarazioni che il Cremlino, tramite il suo portavoce Dmitry Peskov, ha definito puramente speculative. Vance è però anche un convinto sostenitore di Israele. In un'intervista rilasciata alla CNN, Vance ha espresso il suo sostegno al proseguimento della guerra su Gaza, incolpando Hamas come unico responsabile delle vittime palestinesi. Vance si è inoltre scagliato contro l'Iran, sostenendo che gli Stati Uniti dovrebbero fare qualcosa contro la Repubblica Islamica. Se vuoi prendere a pugni gli iraniani, colpiscili forte, ha sottolineato. Nel frattempo, mentre Elon Musk prevede di donare 45 milioni di dollari al mese a un nuovo fondo in sostegno di Donald Trump per la presidenza, il candidato repubblicano è arrivato alla convention nazionale repubblicana di Milwaukee, facendo la sua prima apparizione pubblica dopo Butler. Trump si è presentato con una vistosa benda bianca sull'orecchio. Acclamato dalla folla, ha risposto con il pugno, lo stesso gesto fatto dopo l'attentato. Il suo discorso alla convention è previsto per il 18 di luglio. Lavrov umilia l'Europa. Il ministro degli esteri russo, Sergei Lavrov, è arrivato oggi a New York a presiedere per due giorni il Consiglio di sicurezza dell'ONU, in una riunione sulla cooperazione multilaterale nell'interesse della creazione di un ordine mondiale più giusto, democratico e sostenibile. Nel suo intervento, il capo della diplomazia russa ha affermato che è necessaria una rapida riforma delle istituzioni di Bretton Woods e dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Lavrov ha anche criticato la decisione della Germania di ospitare in futuro missili americani a lungo raggio, una decisione definita un'autentica umiliazione per Berlino, il cui governo, ha detto Lavrov, è arrivato a sottomettersi senza riserve alla decisione degli Stati Uniti. Tuttavia ha anche teso una mano all'Europa, valutando la possibilità di risolvere la cosiddetta crisi europea.
È necessario eliminare una volta per tutte le cause profonde della crisi scoppiata in Europa. Una soluzione politica e diplomatica deve essere accompagnata da passi concreti per rimuovere le minacce alla Federazione Russa, provenienti dall'area euroatlantica occidentale. Ha detto Lavrov, che poi, parlando del conflitto russo-ucraino, ha ribadito che Mosca è pronta a trovare un equilibrio di interessi nella soluzione dell'attuale crisi in Ucraina. Nel concordare garanzie e accordi reciproci sarà necessario tenere conto delle nuove realtà geostrategiche del continente eurasiatico, dove si sta formando un'architettura continentale di sicurezza veramente uguale e indivisibile. Ha affermato il capo del Ministero degli Esteri russo, che ha messo in guardia la NATO per il suo avanzamento nella regione del Pacifico, con l'obiettivo di minare l'architettura incentrata sull'ASEAN, l'Associazione delle Nazioni Sud-Est Asiatico. Lavrov ha poi contestato le parole del funzionario del Consiglio di Sicurezza Nazionale della Casa Bianca, John Kirby, secondo il quale l'escalation delle relazioni tra Stati Uniti e Russia avrebbe ripercussioni solo per il continente europeo. La convinzione di Washington di non soffrire le conseguenze di una nuova guerra globale e che le azioni principali si svolgeranno nel continente europeo è un'illusione, ha detto Lavrov, che tuttavia, ha aggiunto, gli europei devono rendersi conto quale ruolo suicida è in serbo per loro. Kiev nel vortice del debito. Una corsa contro il tempo per evitare il default già il 1 di agosto. È lo scenario in cui si trova l'Ucraina, alla disperata ricerca di denaro per finanziare le sue esigenze di bilancio per la guerra. Il paese sta infatti esaurendo il tempo a disposizione per concordare con i creditori quale parte del suo debito estero verrà cancellata tramite quello che in gergo prende il nome di haircut. La moratoria di 2 anni ha infatti permesso all'Ucraina di evitare i pagamenti degli interessi sul debito. Ma per il momento non c'è nessuna intesa su un possibile rinnovo alla scadenza, motivo per cui la Commissione europea, come riporta Euractiv, è scesa in campo per rabbonire i grandi fondi di investimento che sono tornati a battere cassa a Kiev. L'accordo proposto da Bruxelles equivarrebbe al 15% del PIL annuale ucraino, ovvero circa 23 miliardi di dollari. L'Ucraina ha chiesto uno sconto del 60%, ma i creditori, tra cui diversi giganti statunitensi ed europei come BlackRock, PIMCO, Fidelity e Amundi, non sono disposti ad andare oltre un taglio del 22%. A pesare sulla crisi del debito di Kiev c'è anche il mancato arrivo degli aiuti finanziari occidentali. Il pacchetto da 50 miliardi di dollari concordato dai leader del G7 non arriverà prima dell'autunno, mentre i 60 miliardi promessi dagli Stati Uniti andranno di pari passo con la spesa militare. Anche il prestito da 15,6 miliardi del Fondo Monetario Internazionale dovrà aspettare, in quanto vincolato proprio dalla ristrutturazione del debito. Sebbene gli esperti economici sostengano che un eventuale default non avrebbe impatti nell'immediato, lo scenario ostacolerà l'accesso a medio termine per la ricostruzione del paese. Tuttavia, da un punto di vista militare, gli effetti potrebbero già essere determinanti in quanto non consentirebbero un adeguato finanziamento delle spese di difesa. Il tutto senza considerare la possibile chiusura dei rubinetti da oltreoceano in caso di vittoria repubblicana alle prossime presidenziali statunitensi. Il capitolo Israele genera profitti. Le entrate nette del primo semestre di BlackRock sono aumentate di 1.200 miliardi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Per essere più precisi, il più grande fondo di investimenti degli Stati Uniti ha chiuso il secondo trimestre del 2024 con un incremento dell'8%, con un utile per azione in crescita del 12%. BlackRock ha generato quasi 140 miliardi di dollari di raccolta netta totale nella prima metà del 2024, di cui 82 miliardi di dollari nel secondo trimestre, con una crescita organica del 3% delle commissioni di base. Ha fatto sapere il presidente chief executive officer del colosso mondiale della finanza, Larry Fink.
Il dettaglio omesso da Fink, convinto sostenitore dello Stato di Israele, è che a generare profitti siano gli investimenti inerenti la fornitura di armi inviata a Israele. Nel mirino delle Nazioni Unite sono finiti i fondi di investimento e istituti bancari come BlackRock, Bank of America, Amundi Asset Management, Citigroup, JP Morgan Chase e molti altri, seguiti da grandi produttori di armamenti come Boeing, Caterpillar, General Dynamics, Lockheed Martin, Rheinmetall AG e ThyssenKrupp, che stando alle Nazioni Unite dovrebbero porre fine ai trasferimenti. Il trasferimento di armi e munizioni a Israele può costituire una grave violazione dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale, rischiando la complicità dello Stato in crimini internazionali, tra cui il genocidio, hanno avvisato gli esperti delle Nazioni Unite in un comunicato stampa ufficiale, chiedendo ancora una volta di interrompere qualsiasi trasferimento di armi. La brutta notizia è che nessun trasferimento di armi è stato interrotto e al contrario pressioni e non troppo velate minacce sono state espresse dal presidente della Camera, Mike Johnson, che nel mese di maggio spiegò al Congresso che non potevano permettere alla Corte Penale Internazionale di perseguire Israele, perché a suo dire gli Stati Uniti sarebbero stati i prossimi a essere processati. L'America dovrebbe punire la CPI e rimettere Karim Khan al suo posto, aveva dichiarato Mike Johnson. Ciò che emerge è che 46.000 imprese israeliane hanno chiuso i battenti dal 7 ottobre. Secondo le stime della Società Israeliana di Gestione del Rischio, Coface BDI. Tanti profitti, ma non per tutti. La sinistra francese fa i conti con la realtà. Migliaia di persone sono scese in piazza domenica scorsa a Parigi per chiedere la formazione di un governo di sinistra. A scatenare la protesta era stato il rifiuto del Partito Socialista di sostenere la candidatura dell'ex comunista Huguet Bello alla carica di primo ministro. Per i manifestanti, dietro a questa decisione ci sarebbe la mano del presidente Emmanuel Macron, che starebbe facendo il possibile per evitare che il prossimo esecutivo scivoli troppo a sinistra, nonostante a vincere le elezioni sia stata proprio questa corrente politica. Ma se chi protesta denuncia senza mezzi termini un colpo di Stato presidenziale, non sfugge comunque a nessuno che la coalizione di progressisti guidata da Jean-Luc Mélenchon, anche se dovesse fare la pace con se stessa, non avrebbe comunque i numeri per governare da sola. Senza maggioranza assoluta, la sinistra è così costretta a scendere a patti con partiti che hanno sostenuto Macron alle ultime elezioni, dal momento che l'alternativa sarebbe quella di trovare un accordo con la destra di Marine Le Pen, opzione quest'ultima scartata fin da subito dal momento che nel ballottaggio dello scorso 7 luglio lo stesso Mélenchon aveva deciso di fare fronte comune proprio con Macron per frenare l'ascesa del Rassemblement National. Che il patto con Macron avrebbe creato non pochi grattacapi alla sinistra era d'altronde chiaro fin dall'inizio. Tanto che il partito di Mélenchon, dopo aver rivolto pesanti accuse ai socialisti, ha deciso nelle ultime ore di sospendere le trattative per la formazione di un nuovo governo. La France Insoumise sta in questo senso imparando a fare i conti con la realtà, dopo le grandi dosi di idealismo antifascista distribuite agli elettori in campagna elettorale. Per sbloccare la situazione, Mélenchon ha esortato i cittadini ad aderire alle manifestazioni indette per domani dai sindacati francesi, sperando che ciò possa in qualche modo ammorbidire sia Macron che i socialisti, considerati ormai dal leader della coalizione di sinistra come un vero e proprio cavallo di Troia.